È un'opera d'arte, un museo a cielo aperto che in questi giorni offre ai visitatori uno spettacolo unico che lascia veramente emozioni perché questo si legge dalle espressioni, dai ringraziamenti, dalle dediche che tutti i visitatori ci fanno. Artisti e maschere barocche nel borgo di Castiglion Fibocchi per l'ultima uscita del Carnevale dei Figli di Bocco, una domenica baciata dal sole, dalla presenza di diverse autorità. Dalla senatrice Tiziana Nisini al vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci e il consigliere regionale Gabriele Veneri. È un'emozione incredibile vedere questo borgo animato di persone con un sorriso e una grande spensieratezza. E poi infine devo fare i complimenti a tutti coloro che durante l'anno lavorano sulle maschere, sui vestiti, perché sono davvero ognuna un'opera d'arte. E invito tutti a venire a visitare questo carnevale che è una nostra tradizione del territorio che l'amministrazione appunto ha saputo migliorare e mettere in evidenza. Viva il Carnevale! Una festa che rispecchia la tradizione, ma una festa piena di bambini, bambini sorridenti, famiglie felici, e in questo momento anche particolare, questi momenti sono importanti. È una tradizione che va rispettata. L'amministrazione comunale ha saputo valorizzarla al meglio e noi siamo qui a vedere il buon lavoro, il buon governo fatto dai nostri amministratori. Adesso non resta che attendere l'esito del concorso fotografico indetto dal Fotoclub La Chimera in collaborazione con il Carnevale dei Figli di Bocco e anche questa edizione andrà in archivio come una delle più belle e partecipate. Diversi anni fa ci venne in mente l'idea di perché facciamo un concorso fotografico in modo che queste immagini vengano impresse su pellicola e poi su carta e rimarranno nella storia. E quindi noi abbiamo iniziato a fare il concorso fotografico e tutti gli anni abbiamo dei bellissimi scatti che manteniamo, inquadriamo, mettiamo nel nostro sito in modo che possa essere visti anche da altre parti. E poi queste maschere mettono insieme alla maschera, c'è anche sono gli scorci del nostro paese, perché noi vogliamo anche valorizzare il nostro borgo che ci dicono tutti che è molto bello. Però noi forse non gli diamo quel valore che ha perché siamo sempre vissuti qui, ma la gente che viene fuori da tutte le parti d'Italia gli dà molto valore, dice che è un bel borgo, con le nostre maschere poi eccezionali. C'è ancora tempo per inviare le proprie fotografie fino al 28 di febbraio. Tutte le informazioni sul sito del Carnevale dei Figli di Bocco.